Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi possiamo parlare del futuro del 1/4 terzi. Sì, come qualcuno di voi sa, io amo il sistema 1/4 terzi. Lo amo perché ha una serie di peculiarità, che è quello della compattezza, del dare grandi performance. Certo, ha i suoi limiti in ambito fotografico perché un sensore è più piccolo, ma ci dà tantissime possibilità ed è per questo che è probabilmente uno dei miei sistemi preferiti. Io infatti tendo, quando scelgo un corredo, io lo cambio molto spesso, a preferire i sensori un po' più piccoli perché mi danno la possibilità di poter avere sempre tutto un pochino più compatto, e 1/4 terzi è proprio l'espressione giusta di questo. Avviene anche con la PSC, ma comunque siamo sempre un pochino più larghi perché il sensore è un pochino più largo. Quando parlo di largo parlo naturalmente di peso delle lenti, grandezza dei corpi macchina e così via. Con il micro 4 terzi, che negli ultimi anni ha avuto un po' da combattere con il mondo del full frame e col mondo della PSC, che si sono davvero portato davvero tanto avanti e hanno dato una dura lotta a questo sistema, ma oggi posso finalmente affermare che questo sistema non è morto, perché Panasonic ci crede ancora tanto da presentare ben due modelli. Parliamo di una rivisitazione momentanea della sua grande flagship, che è la GH5. Hanno presentato, e ora entrerà subito in commercio, la Panasonic Lumix GH5 Mark II, e hanno annunciato finalmente la famosa GH6. Hanno annunciato cosa però? Lo sviluppo. Ciò significa, hanno detto che arriverà entro fine del 2021. È presumibilmente vero che questo avvenga proprio entro la fine del 2021, ma probabilmente potremo arrivare un pochino oltre e andare nel 2022. Ma il sol fatto che Panasonic ci creda ancora così tanto mi dà davvero tanto da credere che quella sia una strada da poter percorrere. E infatti io sono qui oggi con tutte le specifiche, perché al momento non ho ancora provato la GH5 Mark II, già sapevo della sua esistenza e già conoscevo alcune feature perché nell'ambito se ne parlava già, perché chi l'aveva già provata e prima dell'annuncio ufficiale, e vi posso dire che ci sono una serie di migliorie a quel corpo macchina, che comunque ha la sua veneranda età di 4-5 anni se non vado errato, e che comunque oggi continua a dare delle ottime soddisfazioni. Panasonic cosa ha fatto? Ha preso un po' dei problemi e ha cercato di migliorarli. Ora con questo video voglio capire se questo corpo vale la pena oppure no, ha senso di esistere oppure no, ma vado ad elencarvi quelle che sono state le migliorie. Naturalmente parliamo di un corpo dedicato davvero tanto al mondo video, quindi la gran parte delle migliorie la troveremo sotto il lato video. Allora, prendo i miei appunti e vi posso dire che ad oggi la GH5 registra fino a 30 fotogrammi al secondo in 4K a 10 bit in camera. Adesso questo è stato esteso al 4:10 bit, 4:20 fino a 60 fps in camera, e in 4:22 fino a 30 fps in camera. Fino a ieri comunque registrava in 4:20 senza avere un ulteriore crop del sensore. Invece così registriamo a full sensore, quindi a sensore pieno, 4K 10 bit in 4:20 fino a 60 fotogrammi al secondo, 4:22 in camera fino a 30 fotogrammi al secondo. Hanno migliorato ancora di più il sistema di stabilizzazione degli assi del sensore, arrivando fino a 6,5 stop. Questo ci permette un ulteriore gioco e movimento nella stabilizzazione dell'immagine, che poi andando a metterle insieme a quelle che sono le informazioni delle lenti stabilizzate, possiamo ottenere un'ottima stabilizzazione, che era già davvero molto interessante sulla GH5. Ad oggi la migliore che ho visto, oltre alla GH5, è quella della X-T4, che è davvero molto performante. Vedremo e proverò, spero, molto presto questa nuova stabilizzazione sulla GH5 Mark II. Abbiamo di base, quindi nel pacchetto, nell'acquisto del corpo macchina, il vlog installato. Ricordo che chi avesse voluto utilizzare il vlog doveva comprarlo separatamente al costo di 130-140 euro, invece adesso verrà installato di base, un po' come avviene sulla G9 e sulla GH5S, che è un modello separato ed è diverso perché cambia proprio il sensore della camera.
Una feature molto interessante invece che è stata aggiunta è la possibilità di fare live streaming direttamente dalla macchina tramite Wi-Fi, se collegata alla macchina Wi-Fi, o tramite l'app molto ben fatta di Panasonic. Questo è un punto di svolta. Si vede che Panasonic sta puntando molto sul live streaming, si vede con la BGH1, con tutto quello che hanno fatto per quel corpo macchina, e si vede adesso da questa implementazione sulla GH5 Mark II che hanno voluto, e ci fa capire come nel mercato loro puntano tantissimo al mondo dello streaming. E questa cosa è davvero molto interessante, perché se dobbiamo fare streaming veloce, mi vengono in mente i giornalisti, i fotoreporter, i videoreporter, che hanno necessità alle volte di fare delle live molto veloci. Non c'è più bisogno di utilizzare lo smartphone, ma direttamente dal corpo macchina possiamo andare in live mediante naturalmente una connessione che possa essere quella dello smartphone, ma con la qualità del corpo macchina. Questa è una cosa molto interessante. Leggevo che era stato esteso l'utilizzo del full sensore per l'anamorfico fino ai 50 fps, cosa molto intelligente. È stato sostituito il connettore dell'USB con il connettore USB di tipo C, cosa importantissima al giorno d'oggi, dove il connettore di tipo C è diventato lo standard un po' per tutto. Queste sono le grandi migliorie che sono state fatte su questo corpo macchina, molto ma molto interessanti, e dovremmo approfondire. Ne dimenticavo probabilmente quello più importante: è stato migliorato il sistema di autofocus, migliorato però con una tecnologia via software. Questa cosa è stata fatta anche sulle Panasonic S1, la S5, sulla S1H, insomma su tutta la gamma full frame di Panasonic. E ad oggi leggevo proprio stamattina di un aggiornamento firmware per GH5S, G9 se non vado errato, e altre camere del segmento 1.4 terzi di Panasonic, che andranno a prendere questo aggiornamento per migliorare la messa a fuoco, ma non lo prenderà GH5, proprio per non mettere in difficoltà il nuovo modello che adesso entrerà sul mercato. A quanto so, GH5 come modello non verrà tolta da produzione per ora, ma rimarranno in lineup GH5, GH5 Mark II e GH5S. Aspettiamo poi di vedere cosa succederà quando arriverà la GH6. Vengono implementati anche i profili colore con il CineLike versione 2, e viene migliorato anche quello che è il profilo vlog del corpo, quindi l'estrema gamma dinamica da poter utilizzare. Vlog di Panasonic che a me piace tantissimo rispetto anche ad altri vlog concorrenti. Molto interessante, perché ci dà un estremo utilizzo della gamma dinamica. È fondamentale dare questa informazione, perché è stato eliminato il limite di registrazione, quindi non si ferma più a 30 minuti, ma adesso è limitless, quindi è senza limite di registrazione, cosa molto importante proprio per chi fa video. Esteticamente cambia ben poco, il corpo è pressoché lo stesso, soltanto viene cambiato il bottone di registrazione sul corpo macchina, viene dotata di una nuova batteria più capiente da circa 2200 mAh, ma finché non arriva nelle mani un po' di tutti quanti, altre grosse informazioni non ne abbiamo. Ora vorrei fare un po' quelli che sono i paragoni dovuti. Vale la pena questo corpo macchina per chi è già possessore di GH5? Probabilmente no. Se c'è qualcuno dedicato al mondo video che deve valutare un corpo macchina, perché no? Io il sistema 1.4 terzi l'ho sempre apprezzato, anche per scattare fotografia. Naturalmente quello che verrà penalizzato tantissimo per colpa del sensore più piccolino sono due fattori: uno, la sopportazione delle basse luci, quindi con alti ISO non potremo mai ottenere grandi risultati, a meno che non puntiamo a sensori più piccoli come quello della GH5S, che è un sensore a 10 megapixel che ci dà la possibilità, un po' come succede nella 7S2 e nella 7S3, di poter andare ad ampliare quelli che sono i pixel e quindi ridurre il rumore. Quindi i sensori 1.4 terzi soffriranno sempre di quello che è il problema degli alti ISO. Ma comunque per un utilizzo corretto dei corpi macchina, anche in situazioni di luce un po' più controllato, secondo me i sistemi 1.4 terzi sono molto interessanti, anche perché sono più leggeri, versatili, le ottiche non pesano tanto, hanno costi ridotti. Insomma, ci sono tutta una serie di peculiarità, proprio questo è il motivo per cui a me piacciono tantissimo i sistemi 1.4 terzi.
Uno dei grandi competitor al momento è Fujifilm con la sua X-T4, che però ha un sensore APS-C, quindi un pochino più grande. Perché dico grande competitor? Beh, perché quando è uscita la T4 è stata paragonata o dichiarata probabilmente quel corpo macchina che poteva andare a sostituire la GH5. In parte così è accaduto, ma da persona che ha utilizzato sia GH5 nel passato e poi ha utilizzato, tuttora utilizza per ora, Fujifilm X-T4, posso dirvi che sì, è un ottimo e degna successore, se non alternativa, alla GH5, ma ho i miei ma. I miei ma sono dovuti a un utilizzo, naturalmente parliamo di utilizzo video, e al mio utilizzo, perché poi ci sono tantissimi ambiti differenti. Per esempio, per scattare foto preferisco Fujifilm, ma se dovessi parlare solo di comparto video, probabilmente ripunterei su una GH5 Mark II, se non addirittura poi aspettare la GH5 6, perché hanno annunciato delle cose molto interessanti. Di sicuro GH5 6 poi è un prodotto differente che non può essere comparato, ma al momento io probabilmente non so, ci sono una serie di situazioni, di scelte che io farei e che farò tra le altre cose, perché io con una Fuji X-T4 con un 1655 f2.8 che pesa tanto, quando porto con me il corpo macchina lo trovo piuttosto pesante. Io che ho la necessità di creare contenuti controllati sostanzialmente, posso permettermi anche il lusso di avere qualche luce in più. E soprattutto poi quando creo contenuti di giorno, il problema delle basse luci non me lo pongo, ma mi pongo molto spesso il problema di quello che metto in borsa e quanto pesa. In questo caso la T4 è un po' più scomoda da tenere in mano per la sua forma, ha bisogno di un grip, quindi la andiamo ad appesantire. E le ottiche di qualità eccelsa, non lo possiamo assolutamente negare, ma hanno i loro pro e contro, e purtroppo per me ingombro e peso fanno tanto gioco. Soprattutto poi dobbiamo anche andare a paragonare quelli che sono i costi delle lenti, delle ottiche, oltre alla qualità naturalmente, per creare un corredo sia da un lato che dall'altro. Io in questo momento non so cosa consigliare o cosa decidere. Di sicuro sono due sistemi molto diversi tra di loro, per caratteristiche molto simili tra di loro, quindi dobbiamo aspettare un pochino e capire bene quali sono le direzioni e dove andiamo, dove andranno un pochino le direzioni, perché poi è stato presentato anche un altro bello obiettivo di Lumix, che è un 35-50 f1.7 se non vado errato, che è molto interessante perché hanno delle aperture molto ma molto importanti per far entrare molta più luce. E ricordo sempre che non tanto per l'effetto bokeh, ma per il diaframma, per la luminosità che entra attraverso l'obiettivo, vale sempre l'F, quindi vale sempre il diaframma. Quindi un obiettivo F1.7 è più luminoso di un F2.8 su APS-C. E parliamo di uno stop e mezzo di differenza, forse uno stop di differenza, che sono tanti in quel caso lì. Quindi andiamo a compensare anche il problema degli ISO. Insomma, queste sono tutte mie considerazioni. Naturalmente vorrei anche parlarvi della GH6, hanno annunciato alcune finezze, non parliamo di 8K, ma parliamo di un 4K a 120 fps, quindi con frame rate variabile in corpo macchina, parliamo di un 5,7K fino a 60 frame per secondo, tutte cose molto interessanti. Naturalmente aspettiamo di vedere lo sviluppo, come andrà avanti, per capire se ci saranno dei problemi di overheating, se avremo delle limitazioni, un po' come accade per esempio con Canon R5, dove sì, abbiamo l'8K in camera, però siamo limitati a quei 5 minuti di registrazione, perché poi può fare solo il RAW e la macchina si surriscalda troppo presto. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da vedere, cosa succederà nel prossimo futuro. Per ora aspettiamo di poter provare questa GH5 Mark II con enorme felicità e vedere un pochino che miglioramenti porta nell'utilizzo quotidiano lavorativo, sia per un creator che per un operatore video. E tra le altre cose aggiungo, perché no, anche fotografia. In tanti purtroppo non amano la fotografia fatta con 1,4 terzi, perché è un sensore troppo piccolo, non restituisce troppa profondità di campo, ma ci sono delle circostanze dove questi aspetti invece fanno la fotografia.
Insomma, io sono giunto alla conclusione di queste mie news sul mondo del micro 40 terzi, che ancora vivo, un po' come il rock. Spero che queste informazioni vi siano d'aiuto. Naturalmente possiamo continuare a chiacchierarne qui sotto nei commenti, oppure venite a seguirmi anche su Instagram, dove lì, perché lì c'è più possibilità di avere un confronto diretto con voi. Insomma, cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.